Buonasera amici di Sportland, dal centro sportivo Scarioni va in scena il primo spareggio di Serie C del campionato di calcio 7 Open di fronte Atletico Minaccia contro Polis. Vediamo chi avrà la meglio. Intanto pallone in possesso di Polis col destro dalla distanza, la risposta attenta. Tutto pronto, va Canciani col destro e c'è il gol! Vantaggio di Atletico Minaccia con Canciani. Pallone allargato molto bene sulla fascia per Benassi che ha un po' di campo. Prova la conclusione in porta e trova un gol bellissimo. Benassi fa ripartire i suoi, poi Canciani. Bella apertura per il cross dentro, lo scialle campo, manca la deviazione, ma da due passi arriva il 2-1 da parte di Casati. Tanto Canciani poggia molto bene. Per la conclusione in porta, la grande parata su Oberto da parte di Caruso. Poi Canciani prova il destro e ancora Caruso, bravissimo a deviare. Poi riparte Atletico Minaccia con il pallone controllato da Oberto che cerca l'assist per il destro e la rete da parte di Romano. Tanto pallone messo in mezzo, anzi conclude in porta direttamente Canciani al minuto 10. C'è Mottura, Mottura dal dischetto, va Mottura e non sbaglia, 4-1 Atletico Minaccia. Cerca Casati ma c'è l'ottima chiusura da parte di Zampino che cerca la conclusione, trova il gol del 4-2. Intanto Casati trova Canciani che prova in scivolata, poi arriva il pallone che si impenna e finisce alto. E l'arbitro fischia la fine, Atletico Minaccia. Batte Polis per 4 reti a 2, passa il turno, va avanti. Allora, siamo qua con il capitano di Atletico Minaccia, Francesco Riccardi. Oggi una grande prestazione, ha visto all'inizio 3 gol in 3 minuti del 1-0, 1-1, 2-1, poi nella ripresa invece siete riusciti a imporvi giocando un ottimo calcio. E come l'hai vista? Ma diciamo che sicuramente ci ha aiutato la panchina, che ci ha permesso di ritirare il fiato. E, sebbene abbiamo fatto un girone non all'altezza, però stavamo crescendo e penso che una prestazione come questa diciamo, ci confermi il fatto che siamo in crescita. Oggi abbiamo visto un gruppo molto numeroso, quasi più numeroso rispetto al solito. Può essere questa la forza aggiuntiva, un gruppo che comunque mi sembra già bello compatto e unito soprattutto. Beh, ci sono stati un paio di rientri dopo un po' di tempo di infortunio. Avere dei cambi è vantaggioso per il fiato, però rischia anche di scombinare un pochettino le carte durante la partita. Quindi bisogna dosare bene le sostituzioni ed essere una squadra unita. Perfetto, complimenti ragazzi, buon proseguimento visto che è andata avanti e ci vediamo alla prossima. Grazie mille.